Salve a tutti, questo breve video, questo tutorial per spiegarvi in poche parole e per farvi vedere, regalandovi un po' della mia capacità e conoscenza professionale, come si fa una patch cord. Cos'è una patch cord? La patch cord è un cavo di rete che consente di collegare un computer nella rete locale a internet. Noi fondamentalmente siamo abituati a vedere da casa propria la connessione del computer con la famosa piattina telefonica, quella nera, non so se avete presente. Oggi con le nuove tecnologie, con questa idea del futuro, della banda larga, quindi di una connessione in fibra ottica o quantomeno della disposizione di un vero e proprio router con il proprio provider disposto e installato in casa, bisognerà ricorrere a questi famosi cavi di rete che vengono chiamati patch cord. Bene, io con questo video ribadisco, vi spiegherò in breve tempo come si fa una patch cord. Quindi, di cosa si ha bisogno per fare una patch cord? Abbiamo detto un cavo, che è un cavo UTP con 4 copie, quindi 8 cavettini, dei plug RJ45, questo è un plug RJ45, poi si avrà bisogno del suo relativo cappuccio che verrà appositamente inserito prima della intestazione, prima della connessione, e servirà proprio questo cappuccio a ricoprire il plug RJ45 per proteggerlo. E questo è il materiale fondamentalmente che ci serve, ripetiamo. Dei plug RJ45, dei cappucci per ricoprirli e un cavo di rete. Ora arriviamo agli strumenti che ci servono per poter creare una patch cord, un cavo di rete. Si ha bisogno di una forbice a punta corta, molto professionale da elettricista. Una raccomandazione è di fare molto attenzione a quello che sono le punte e le lame interne, perché sono molto affilate e di conseguenza ci si può far male. Poi si ha bisogno di una pinza per grimpare, intestare il cavo. Poi, se ha bisogno di, per chi non ha manualità, lo consiglio questo aggeggio, questo strumento, che serve appunto per spelare il cavo senza incidere i cavetti interni. Io adesso prendo un cavo che ha una certa lunghezza e per rendere la cosa un po' più pratica, per farvi vedere bene, taglierò un pezzetto di questo cavo, che anche per me è più facile farvi vedere. Iniziamo con la spelatura. Adesso io prendo questo aggeggino che serve appunto per spelare il cavo. Se guardate bene, inserisco nell'invito più consono alle dimensioni del cavetto, incomincio a girare lo sfilo, faccio questo movimento ed ecco qua, abbiamo spelato il cavo. Come potete vedere, all'interno del cavo ci sono 4 copie e si contraddistinguono per colori. Abbiamo la copia fondamentalmente verde, arancione, blu e marrone. Allora prendiamo la prima copia, quella verde, e la sbrogliamo perché sono intrecciate su se stesse. Nella copia possiamo vedere che, essendoci due fili, questi due fili si contraddistinguono tra di loro sempre per tipo di colore, ovvero il base, che è il verde, e il bianco verde. Lo stesso vale per le altre copie, dal verde, marrone, blu, arancio. Io adesso farò il tipo di patch B ed è bianco-verde, quindi prendo le due copie bianco-verde-verde, poi prendo la copia bianco-arancio-arancio e la sbroglio e la dispongo in sequenza dopo il verde, quindi siamo a bianco-verde-verde, bianco-arancio-blu, e prendo il cavettino blu della copia bianco-blu-blu e la dispongo in sequenza bianco verde verde bianco arancio blu bianco blu arancio, e infine, sbrogliando l'ultima coppia bianco marrone marrone, la metto in sequenza. Abbiamo bianco verde verde bianco arancio blu bianco blu arancio bianco marrone marrone. Disposto in questo modo, prendiamo la forbice che taglia bene bene. Questo passaggio è molto importante, mantenere la giusta distanza dalla fine della guaina al taglio delle coppie. Prendiamo il plug e cerchiamo di inserirlo lentamente. Sembra una cosa complicata, ma in realtà all'interno del plug ci sono degli inviti che consentono di infilarlo bene. Praticamente la fine della guaina del cavo deve superare questo limite, in modo tale che nella grimpatura questo schiaccerà bene il cavo e non ci saranno quindi possibili falsi contatti.
Bene, arriviamo alla pinza, la allarghiamo, vedete? Facciamo due o tre volte per vedere che sia bella libera, perché se dovesse essere incastrata non riusciamo a infilare il plug e non riusciamo oltretutto a fare una buona grimpatura. Quindi la liberiamo fino in fondo, inseriamo il plug, schiacciamo bene bene, facciamo una buona pressione fino in fondo, cerchiamo l'ultimo scatto, lasciamo andare e abbiamo fatto la nostra bella grimpatura. Come potete vedere, il cavo è grimpato. È importante, come dicevo, che in questa zona in cui dove schiaccia la grimpatrice, in questa zona qui, ci sia appunto la guaina. È fondamentale, se no, ripeto, per eventuali strappi, i cadet interni vengono tirati a loro volta, di conseguenza fanno falso contatto e quindi non ci sarà una buona connessione di rete.